al Corpo Civico. Diamo un benvenuto un po' più caloroso a questa carovana. Hanno fatto 150 km, cos'è questo applauso un po' striminzito? Alors c'était un voyage magique, on a vu énormément de choses, on a appris énormément et puis je pense que c'est juste magnifique de pouvoir faire ce tour avec son propre animal. So, unsere Reise ist fertig. Wir sind in Domodossola angekommen. Zum Glück alle gesund. Es war auch etwas gefährlich zwischendurch, aber sonst war es wunderschön und jetzt sind wir einfach glücklich. On a eu de succès partout. On a rencontré beaucoup de gens, des gens très gentils et on a eu compagnie en tous, c'était formidable, c'était très bien, vraiment. On est heureux qu'on est arrivé en bonne santé, les animaux et nous aussi. Merci pour le bon accueil. Also, ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt in Domodossola sind. Es war eine wunderbare Reise und eine wunderbare Erfahrung. C'è stato un tempo in cui le Alpi erano attraversate da mulattiere percorse da popolazioni che si spostavano per andare a colonizzare terre estreme, da pastori con gli armenti e da carovane di mercanti. A quel periodo risale una via commerciale che ha avuto fortuna per mezzo millennio, ma che poi, per i casi della storia, è stata dimenticata. È la strada che univa Berna a Domodossola. Su questa, la più diretta tra i cantoni tedeschi e la pianura padana, transitavano uomini, merci, idee. Una carovaniera percorsa da lunghe file di muli, carichi di mercanzie. Da nord scendevano bestiame, pelli, formaggi. Da sud salivano i panni, le sete lombarde e il vino. Poi la via fu abbandonata. Il progresso, le nuove strade, le gallerie, le ferrovie assorbirono tutto il traffico commerciale. Come è andata oggi, signora? Molto bene. Ha piovuto un po' prima di Ochpa e poi siamo arrivati in tempo per l'albergo e dopo una pausa non c'era più la piove. Allora. Non pioveva più. È andata molto bene. Sì, facciamo tutta la rotta. Sì. Sono 150 chilometri e poi 5.000 metri di altitudine e sì. Molto importante. Come si chiama? Mattina. L'asina si chiama Romero. Romero, sì, è su. Sono Daniel Krüller, presidente del Sprintzug. Facciamo un tour del Strandstaat via Jochpass. Adesso siamo in Engslenalp. Domani partiamo direzione Kutannen, passo di Grimsel, Obergoms, dopo passo di Gries, Riale, Premia, Domodossola. Facciamo una tradizione come sommeggiatore in tutti gli anni fa, trasportato
formaggio a Domodossola in mercato. Che formaggio portate? Formaggio Sprienz. Sprienz. Formaggio duro, eh? Pochi anni fa, un'associazione di ex mulattieri militari svizzeri decise di riprenderla. Caricarono il formaggio più prezioso della Svizzera centrale, lo Sbrinz, che era moneta di scambio fin dal Medioevo, sui basti dei loro quadrupedi e sono tornati a venderlo in Italia. Questa iniziativa aveva tutto il valore delle rievocazioni storiche. I mulattieri, chiamati sommeggiatori, riscoprirono il costume antico, camicia bianca di lino, cappello di feltro a tesa larga, pantaloni neri di lana grossa e in mano un lungo bastone ferrato, aiuto per il cammino spesso nella neve e difesa da lupi e briganti. Paesaggi maestosi e un grande senso di quiete accolgono chi transita per queste valli. Questi luoghi diventano un'occasione per immergersi nel mondo alpino, nei suoi silenzi e nella sua grandezza. La Sbrinz Route è un progetto nato 14 anni fa e da questo gruppo di Svizzera, questa associazione che appunto porta il nome di Sbrinz Route, e ripercorrere le vecchie tappe che c'erano ai tempi, quando le vie di comunicazione ovviamente erano soltanto il cammino a piedi attraverso le montagne, e appunto ripercorrere quelli con i vecchi scambi commerciali. Il passo del Gri è sempre stato un passo importante perché era la via commerciale, lo snodo dove congiungeva gli scambi commerciali tra Milano e Berna, e quindi loro hanno avuto questa idea di riproporre questa vecchia storia, di questo vecchio pezzo, di questa strada che comunque è ancora molto importante adesso per il trekking, con i muli e con le somme come era ai tempi. Questa rivisitazione per noi è anche importante per rimarcare quella che è l'appartenenza di questa comunità, che è una comunità Valser, e le famiglie arrivano proprio dal Vallese, che è la valle del Goms, che è in stretto contatto appunto attraverso il passo del Gries. Poi qua delle famiglie di Formazzo a loro volta sono partite e hanno fondato altre colonie come quelle di Grigioni, quella di Boscopuri nel Canton Ticino e quella di Salecchio. Grazie mille, grazie, grazie, tante grazie. Ciao, ciao. Daniel. Bruna. Ben arrivato. Grazie. Tutto bene, grazie. Tu flasso. Uno a pezzi, uno. Aina. Ane. Pronti, partenza via. Guardalo!
là finì. Allora signora, com'è andata? Difficile, era molto difficile. Il sentiero era dalla parte della Svizzera, era molto difficile, ma è andato tutto bene. Siamo felici di essere qui. Und ja, es war ein wunderschönes Erlebnis und ich würde es immer wieder machen. Oggi partiamo qui alle 8, quasi in 15 minuti, direzione ponte. Passare a sinistra di Cascate Docce, sentiero. Sentiero non brutto ma normale, quasi normale, e dopo camminare in direzione Premia, al fine 6 siamo in Premia. Nur lassen sich das richtige rausbürsten. Già ricca d'acque copiose, poco dopo la sua sorgente, cui concorrono gli scoli del vicino ghiacciaio, la Toce non tarda a piombar, tutta da portentosa elevazione, strepitante, fumante, copiosissima, capricciosa, perenne, a formare una magnifica cascata, sulla quale l'arcobaleno dipinge i suoi colori prismatici. Scriveva un viaggiatore nei primi anni dell'Ottocento, descrivendo questo spettacolo che veniva già definito il più bello delle Alpi. Ora che tutto questo sta smarrendo le sue caratteristiche fondamentali che lo rendevano unico, spero che questi moderni sommeggiatori conservino nella memoria questo patrimonio in procinto di svanire. Accolti con entusiasmo in ogni paese attraversato, trovano bande, feste in costume valzer, banchetti gastronomici. Questa accoglienza rende il viaggio ancora più gratificante. Ad ogni sosta mettono in vendita il loro formaggio. Neppure un grammo rimane invenduto.
partiamo qui a Premia e dopo questo sentiere, mulattiere vecchio, bella struttura. Passiamo Croto, direzione Ponte Mario e dopo direzione Domodossola, Piazza Mercato. Alle 6 stasera siamo in Piazza Mercato. Quanti animali avete? 6 cavalli, 3 muli, 8 asini e 1 piccolo pony. Tutto a posto, tutto bene. Pronto per l'ultima parte. È stanca? No. Mi sento bene. La carovana ormai ha raggiunto la meta, ha ripulito dall'oblio, dandogli una nuova visibilità, invitando i viandanti a ritornare a calpestarlo, un itinerario che migliaia avevano già utilizzato per molti secoli.